che ci ha premuto ad interrogarmi? A sua completa disposizione sono. Vuole che canti, adesso ci mettiamo a cantare, ci mettiamo a collaborare. Come si dice, una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Fatte chiare amicizia lunga però, giudice. Tanto per cominciare queste manette, queste braccione perché? Ci ha premuto che scappo, guarda che non scappo. Ormai io lavoro per lo Stato, sono diventato un impiegato statale. La vacca. Buongiorno. Allora, Marina, sei pronto? Pronto. Signorina. E allora, signor giudice, le dico subito che ammazzare Zerbinotto e Corradi sono stato io, per ordine di Scalia. Ci ho sparato tra qualcuno in testa, uno, due, tre, in mezzo agli occhi, come si fa con i cavalli. No, ma quante volte lo devo dire le cose, signor giudice? Ma che fa, non ci capiamo? Che parliamo due lingue diverse? Era Carmelo Murgia che faceva la garante. Murgia e Torrisi. Murgia a Palermo e Torrisi a Lecce. Apparteneva alla Sacra Corona Unita. E tutte e due prendevano ordine da Scalia. Io al paese ho un aranceto che circonda tutta la casa. Ah, veramente? Sono cresciuto con quell'odore addosso. E dove sarebbe questo paese? È in Calabria. Allora sei calabrese? Al 50%. Mio padre è calabrese, mia madre è napoletana. Anch'io sono napoletano. Veramente? Sì, ma di provincia. Esattamente di Castellammare di Stabia. Ah. Conosci Castellammare? Sì, ci ho fatto servizio una volta, mi pare. Ma non me la ricordo molto bene. È un bel paese, sai. Ci devi tornare se ti capita. Tu non sai che cosa significa raccoglierle di questa stagione. Le arance? Sono grandi come meloni. La buccia è lucida e sottile. Se tu ci metti un dito sopra e l'altro sotto e spingi forte, quella si spacca a metà. È come se l'Italia si aprisse in due. Ed esce fuori quel profumo. Quel profumo. Hai capito, no? Ho capito. Che mi hai fatto in una fama. Ma perché quelle calabresi mo sono migliori delle napoletane? No, che c'entra? No, è che mi sono venuto in mente l'arance perché da oggi sto un permesso. Ah. 4 giorni. Così posso tornare al paese dai miei amici, alla mia terra. Le arance, gli ulivi. È tutto un altro mondo. E così te ne vai licenza. Beato te. Io invece sono più di 4 mesi che aspetto di andarmene a casa. Succede. Chi è Di Venanzio? Sono io. Andiamo, ti vogliono in centrale. Scusa, guarda che io tra meno di un'ora sono permesso, ci deve essere uno sbaglio. Non lo devi dire a me, è una cosa urgente, andiamo. Ciao, Salviati. Ciao. Saluto i miei ragazzi. Certo. Quando la chiama faceva e a e a e a non ci facciamo parto, non so, mamma, parla. Corriere di Milano. Grazie. Senti, vuoi qualcosa da bere? No, grazie. Sai che ti sta meglio rispetto al mese scorso? Cosa? La tua divisa. La trovo molto più elegante. Vabbè, sì, certo, ok. Ciao. Senti, mamma, ciao, di papà, tesoro. Di... E stai... Che stai... niente, io lo aspetto, sì. Ok? Ciao, tesoro, stai attenta, mi raccomando a te. Ciao. 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 Sì, sì. Scalia è un corleonese. Ha cominciato come campione di Navarra. Ma poi ha fatto affare pure con i pugliesi della Sacra Corona Unita. Quello non parla, signor giudice, un padre, non c'è niente. E a me mi fanno un cappotto. Mi fanno il servizio. Un piano, intersecando un solido, determina in esso una sezione piana. Si possono distinguere due casi. A. Il piano secante non passa per il poligono di base del solido. B. Il piano secante passa per il poligono di base del solido, mi pare pure chiaro. Non passa o non passa. L'intersezione di un piano.
Con una piramide retta a base quadrata dà come risultato. Bambina, sto a studiare! Sì, pronto? Sì, ora lo chiamo. Remo, te voglio nella centrale! Arrivo. A base quadrata. Vaffanculo. Povera moglie mia. Me l'hanno ammazzata come un cane. Figli bottana con il note, arrose! Con il note! Ma io mi devo vendicare, giudice. Collaboro. Ciao, Felice. Come mai cadde, Visa? Perché fra mensura sono i servizi. E la mamma come sta? In pena, come sempre. In pena? Per me o per te? Per tutte e due. Anzi, tieni, queste te le manda lei, sono dolci. Superiore, che andiamo contro le regole, eh? Eh già, ti ande controllano, eh? Si vede che di me si fidano. Si vede che loro usano, che tu non facessi mai scappare uno come a mia. Pur caso il mio tuo frate. Sente, pezzi miei, da. Un ciavaglio tenia per carenza, ti ci sei spinto da solo. Ma cosa tu fici fare? Si vede che gli era destino. Un frate santo e l'altro demonio. E con chi si mette con zio un culo? Pezzi miei, don Fanno! Non hai rispetto per nudo! E neanche merita il mio di disprezzo! E per chi si sbirra, tu mi puoi insegnare a me come si vede, eh? Tu mi devi portare rispetto. Io vi ho mantenuto a tutti voi oggi. Grazie a mia ora potete vivere con dignità. Sa divisa capolti e perché io ti feci studiare. Ma stare attento, Saro. A stare attento. Perché la pistola che tieni, senza tuo frate, poteva sparare dalla parte sbagliata, tu capisti? Caca te sbagli. Picchi tuo picciole. Un anno si butto mai a niente. Su tutta la casa sei bate. Anzi, per le scicca, ti impicci con la faccia. Perché la mamma ha scubato come una siepe, ora sono io che mi occupo di idda e devo avere. Lo capisci? Ah, Saro, va a fare un favore. Tu che dentro già hai bene ricchio. Superiore, il colloquio è finito. Giudice. E a Chiddo, come pensate di fotterlo? Io non valgo niente. Scalia sono le mie parole e ci piscia di sopra. E vai, magico! Magico come la grande magica, so! Non vale, non vale! T'ho visto come te la sistemavi con la mano, arbitro! Ma che sta a dire, un classico diagonale alla Fonseca! Annullato, è tutto regolare, Romano! Ma che state a fare, mafiosi con me? I mafiosi che la magica state a fare! Agente Proietti d'accisa è desiderato al telefono! Agente Proietti al telefono, chiamata dalla centrale! C'è solo un uomo che può incastrare Scalia. Ma io adesso non dico più niente se prima non ho delle garanzie scritte, precise. Per quel poco di famiglia che mi è rimasta, io voglio protezione. Signor giudice, se lei mi fotte, io le tratto tutto. Si chiama Turi Arcangelo Leofonte, un ragioniere. Vabbè, il nome non le dice niente, e lo sai perché? Perché è furbo, usa il cervello, sempre zitto, mai che chiede un favore. D'inverno si ritiene nella sua villa in collina, vicino a Palermo. Turi Leofonte in inverno va in letargo, come i scavagli, come gli scalafaggi. Scompare un ragioniere, pi fatta sua, non se ne sa perché o niente. 10 anni fa era lui che teneva l'amministrazione dei Terranova in Puglia. Poi, grazie alle sue dote, è passato a Palermo, ha fatto il salto di qualità. E così ha cominciato a tenere la contabilità di Scalia, che era introdotto nelle famiglie. Lo chiamano un computer e lo sa perché, giudice? Per
perché sa a memoria tutti i numeri dei codici di conti correnti, di Scalia e degli altri. Si è sposato tardi, con Franca Gravina, nipote dei Cangemi, la più bella donna di tutta la Sicilia. E questa qua gli ha dato due creature. Il piccolo Nicolo, di solo 4 anni, e Chiara, la primogenita, che ce n'ha 17. Quello, il ragioniere, vive solo per la famiglia. Non ci fa mancare niente. Lui sta bene, tiene i piccioli, naviga nell'oro. E invece a quelle come me vengono gettate gli ossi. Come si dice, giudice, nella vita c'è chi nasce conte e c'è chi nasce cane. Solo che i cani sono loro, non io. Continua. Todello Fonte conosce tutti i conti segreti di Scalea. I fondi neri e anche quelli rossi sporchi di sangue. Sa il nome di tutta quella bella gente di Milano che la sera si mette lo smoking per andare in teatro alla Scala e s'annacano. Mentre l'indomani mattina si mettono in fila sul libro pago della cuola. Tiene tutto qua in testa, signor giudice. In questa testa, se voi la scuotete, questa testa, e salvate noi se rompe, cominciano a schizzare fuori il nome, tanti nomi, centinaia di nomi, che lo stivale si riempie di merda. Solo che questa volta della merda ci finisce pure lui, con tutta l'amicizia sua. È contento, signor giudice? Ci avrà uno schiario, intelligente, e io da lì non mi ritorno in mente. E lei te lo dà la mente. Ah, ecco la matricola, sempre in ritardo. Ma ci la so, dimmi dove sta la riunione. Dove che sta la riunione? Nella sala riunione, no? E sbrigati, almeno confidenza con il tuo superiore, eh. Mi scusi, superiore, io corro. Corro, lo vede, superiore? Avanti. Proietti? Agli ordini, dottore. Lascia perdere il dottore, sedete con gli altri. Sì. Vi conoscete? E chi non lo conosce al magico? È il meglio tacco del Roma. Non hai portato il libro di Argembre? Cazzo. Come ti sbagli? Vado quasi in media, aiutami, no? Allora, ricapitolando, per te e anche per gli altri. L'operazione consiste nel prelevare il nostro personaggio con famiglia al seguito e scortarlo fino all'aeroporto di Punta Raisi. Va bene? Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero? No. Allora non dovete far altro che affidarvi a me. Obbedite ai miei ordini e nessuna iniziativa personale, chiaro? Chiaro. Ragazzi, tranquilli, che non è niente di particolare. Normale amministrazione. Tra meno di 8 ore ve ne tornate qua, cappuccino, brioche, licenza prima di 48 ore per tutti. Va bene? Forza. Vabbè. Ma chi è che dobbiamo scortare? Un ragioniere. Un ragioniere.
Buonanotte. Sì. Polizia, dov'è suo marito? Come avete fatto ad entrare? Questo è un abuso. Proietti, Matteotti e Barrega, di sopra. Terenzi, Di Meo e Le Creste, controllate qua. Ok. Si calmi, signora, è tutto regolare. Questo è il mando di perquisizione. Non mi calmo per niente. Fermi subito tutta questa gente. Ora basta, signora, mi faccio parlare subito con suo marito. Che succede? Io non capisco. Non capisco. Vai in camera con Nicola che deve dormire. Muovete, forza. Signor Turi La Fonte. Procura di Milano. Senta, può farli smettere? Stanno spaventando tutta la mia famiglia. Prima dobbiamo parlare io e lei in privato. Venga nel mio studio. Le Creste. Papà, che giochiamo? Sì. Me lo dai un bacino, amore? Proietti? Che fai ancora qui? La perquisizione è finita, eh? Dai, andiamo. Quello è un mandato di comparizione per lei firmato dal giudice Laurenti. Mentre qui sono riportate una serie di condizioni favorevoli per lei e per la sua famiglia se decide di collaborare con la giustizia per il processo Scalia. Processo che si sta svolgendo a Milano in questi giorni. Anche quello è stato firmato dal giudice Laurenti. L'aiuterei volentieri, ma è evidente l'equivoco. Avete sbagliato persona. Sì, io lavoro per molte ditte, questo è vero, ma questo Scalia, francamente non lo conosco. Allora la prego di seguirmi in quest'ora. E lì chiariremo tutto. Io non mi muovo da qui fino a che non ho parlato col mio avvocato. Bene. Il numero dell'avvocato Marconi è già a memoria. Basta che schiaccio quel pulsante. Lei chi è? Mi chiamo Nino De Venanzio. Se firma quel secondo foglio, significa che ha deciso di collaborare. E allora? La scorterò fino a Milano per testimoniare al processo Scalia. Dobbiamo essere in aula entro dopodomani. Quanta fretta. Aveva così paura questo Scalia? Il pentito che ha fatto il suo nome ha avuto la famiglia sterminata. Chi sarebbe? Lei non mi sta incoraggiando. Non è mio compito farlo. Ma posso assicurarle che ancora nessuno sa niente di lei. Andremo all'aeroporto stanotte stessa. Partirà per Milano con me. E la sua famiglia verrà portata al sicuro per altra destinazione. Al sicuro dove? Senta, lei deve dirmi tutto. Non può pretendere che io... Deve decidere adesso. Allora? Cosa vuole fare? C'è un problema da risolvere.
Chi viene? Sì. Sì, ho capito. Ho capito. Ho capito, papà. Pronto? Papà, pronto? Che c'è, Chiara? Ci sono problemi? Mio padre riesce sempre a rovinarmi tutto. Ha chiamato Don Risi. Oggi non ci sono per nessuno. Quante volte te lo devo dire? Qui ci sono i dollari. E qui trovo il cheque. Ti ho segnato il numero di codice per il trasferimento del conto. Non usarli se non sarò io a chiedertelo. Non manca nulla per stare tranquilla. E ricordati, non telefonare mai a nessuno. Franca, mi stai a sentire? Le tue raccomandazioni. Preparative per la nostra partenza. Quante volte ho vissuto quest'incubo? Quante volte mi sono immaginata le facce della gente. Quelle che ci hanno sempre ammirato, temuto, rispettato. Quella stessa gente che ci griderà presso tutto il suo disprezzo, tutto l'odio. È la maledizione delle anime assassinate per colpa nostra. Ma che stai dicendo? Franca, tu non c'entri nulla. E poi vedrai, io sistemerò tutto. Ora ti devi solo calmare. No, Turi. Io sono colpevole più di te. Ho sempre saputo tutto e non ho fatto niente per fermarti. Tutto si paga prima o poi. Il Signore ci ha giudicati. E si sta prendendo a noi, ai nostri figli. Ora basta. Tu devi pensare a loro. A Nicola, Chiara! Hai capito? Massa quanto è buia la Sicilia, oh. Non lo so, in campagna da notte, che vuoi? Non ti capisco che villa che c'è ragioniere, sì. Eh no? Quella costa minimo, correggimi se sbaglio, 1 miliardo. Sì, al mese. Perché dici che sta in affitto? Ma quella affitta dal Cisio. Io mi sa che ho sbagliato tutto nella vita. Perché? Perché? Se quello fa ragioniere c'è una villa di 9 miliardi, io ancora sto studiando per far geometra. Chiaro, così un giorno la villa tua te la costruisci. Dico, sputo. Mamma mia, ma sei negativo, sei, eh. Sei proprio negativo. Ci hanno scelto a noi per scortarlo perché sei meglio, o sbaglio? Sbagli. Eravamo l'unici liberi. Pensare all'allenamento che è meglio. E te ai esami. Au. 25 alla seconda, meno 10 alla seconda. E bomba. Namo? Perché namo? 25 alla seconda? Meno 10 alla seconda, però te devi sbrigare. Sono concentrato sulla guida, mica è facile, no? A me mi pare che te impureggi. Allora. Con parole tue, dai. Con parole mie. Apro la rotonda. Sì. No? Chiudo la quadrata. Una graffa c'è. Non c'è. Come c'è? Non c'è. Non è possibile. È possibile perché c'è manca la quadrata e manca la rotonda. Sì, poi mi sono inventato tutto, abbiamo giocato. Ah, hai giocato perché te giochi, non studi. E poi vieni da me e mi implori d'aiutarti. Sì, mi porti il libro, come mi aiuti, come studio. E poi voglio di essere costruttivo invece la critica. No, dimmi andò sbagliato. Tutto, andai sbagliato. Equazione strada. Tiesa, siamo pure persi. Invece no, perché cacca qua. Villa Florio. Oh! Villa Florio. Villa Florio. È questa Villa Florio. Narcisio. Oh. Guardami. Ricordate quello che ha detto Di Venanzio. Lei non deve capire chi siamo. Perché? Ce l'ho forse scritto in faccia che sono un poliziotto? Non significa. È carino, ho visto una foto, mi sto dando una sistemata, oh. Una sistemata adatta al cervello.
Essi serio e professionale, per cortesia, eh? Chiara Leofonte? Tu che dici? Tarcisio Proietti, piacere. E Alice le porto io. Piacere, signorina. Remo Matteotti. Piacere. Ma fa caldo? No, grazie. Mi spiace per la festa? Ma niente, tanto era una fesseria. Allora, come si dice? Meglio così. Siete poliziotti, vero? Poliziotti? Noi! L'avete scritto in faccia che siete poliziotti. Specialmente tu. Vabbè. Andiamo. È meglio che vi salutate qua. All'aeroporto non ci sarà né il tempo né la possibilità. Ti chiamerò appena possibile. Pensa tu a Chiara, parlaci. Falle capire che le voglio bene. Io lo so quello che devo fare. Tu lo sai. Dobbiamo andare. Quanto manca l'appuntamento con mia figlia? 20 minuti esatti. È il primo distributore del raccordo. Che bel bambino, signora. Questa è l'ultima volta che vedo Palermo, vero?
Io no. Turi! No! Non ti muovere! No! Franco! No! Mezz'ora di ritardo? No, non ce la posso sentire, c'è la musica a tutto volume, già. Ci sarà stato il contrattempo, non staccarmi. Perché mi chiami la radio? Ti sei scordato quello che ha detto? Che ha detto? Niente chiamate per radio, sono pericoloso. Bastardi, assassini, fighi puttana! Di Venanzio! Di Venanzio, posso chiamare la centrale? No. Che significano? Ti ho detto di no, senza discutere. Ma io ho il dovere di... Il tuo dovere è vedere i miei ordini. Di Venanzio, ma io credevo che... Non c'è la centrale! Lasciala fottere sta centrale! Non ci vedo in buona capire cazzo con sta centrale! Non capisci che andiamo messo non tuo culo! Ormai siamo soli! Le fonte sta male, oh! Ingresso, fermati appena puoi! Che c'è? Un po' d'acqua, per favore. Il termos si svelta. Va meglio? Ora mi passa. Togliete la lucciola. State attenti. Pronto? Giudice Laurenti. Sono di Venanzio. Ha saputo che cosa è successo? Sì, pochi minuti fa. E adesso che cosa facciamo? Ho parlato con il questore di Palermo. Sono pronti ad intervenire. Dimmi dove sei. Che cosa? Ma che cazzo sta dicendo, giudice? Calmati, Di Venanzio. E farò finta di non aver sentito. Io devo calmarmi. Doveva essere una passeggiata, una cosa da niente. E invece c'è stato un massacro. Due dei nostri sono morti. Chi cazzo è che sapeva, eh? Chi cazzo è veramente questo Lofonte? Mi dispiace, giudice, io non mi fido, non mi fido più. E allora, che vuoi fare? Lo porto a Milano, è lì che lo volete, no? Ascoltami bene, stanotte c'è stato l'inferno. Hanno ucciso 13 pentiti. Calma, calma, cosa sta succedendo? Marinna, il pentito che ha fatto in nome dello Fonte. Guardate,
Ora solo Leo Fonte può accusare Scalia. Ma nello stesso tempo Leo Fonte non ha più nessuno che l'accusa. E può rifiutarsi di parlare. Dopo quello che è successo c'è il terrore tra i pentiti. Indietro non posso più tornare. Il viaggio continua, ma a modo mio. Ho capito, ma ti serviranno dei professionisti. Dimmi dove e quando. Professionisti? Quando sarà il momento mi darà il cambio. Lei ha il mio numero. Addio, giudice. Ho fame, vado al bar. No, signorina, no. Senti quello che vuole e vagliela a prendere. Certo. Ci voglio andare da sola al bar, signorino, poliziotti. O mi devo considerare gli arresti? Ma quali arresti? Prego, prego. Grazie. Va? Tu, occhi aperti e bocca chiusa. Sì. Tarci su, bocca chiusa. Ho capito. Ma che fai? Rubi. Fatti miei, se non ti piace fammi arrestare. Anzi, arrestami tu. Mi dà questa pizzetta? Te la riscaldo? Sì, grazie. Quella la pago io, eh. Ma com'è che ti chiami tu? Ma come te l'ho detto? Io non me lo ricordo. Proietti. Tarcisio Proietti. Come? Tarcisio. Tarcisio. Che dici? Ma che razza di nome è Tarcisio? È un nome comune. A Roma è comune. A Roma? A Roma. Senti, Tarcisio. Dimmi. Tu mi sembri diverso da quell'altro. Per tuo collega, no, poliziotto. Perché non mi dici la verità? Che verità? Che sta succedendo alla mia famiglia? Niente. Non sta succedendo niente. Questo è un affare urgente di tuo padre. Ah. Tutto qui. Niente di grave. Devi solo fare il viaggio con noi. Nient'altro. Ecco la pizzetta. Ecco. Grazie. Ma io pago una pizzetta e... Eh? E nient'altro. Nient'altro. 3.000. Falco, qui Ulisse. Falco in ascolto. Può parlare tranquillo? Sì, la ragazza è col collega nel bar. Torna indietro verso la statale 70 per Messina. Guida piano a non far capire niente. Io sto per raggiungerti. Attento che ci sono problemi. Capito. Oh, eh. Matteotti, Proietti, Di Venanzio vi vuole. Può venire con me? Per favore. Vi devo parlare. Adesso sapete come sono andate le cose. Dobbiamo batterli sul tempo. Nessuna fermata, niente giubbotti. Escluse tutte le comunicazioni via radio o telefono. Non esistiamo più per nessuno. Mio padre è in arresto. Dove ci state portando? No, non è in arresto. Tu quanti anni hai? 17. 17? Sei minorenne. E che c'entra? C'entra. Che per legge tu devi essere. Sono i genitori che decidono per te. Quindi tu devi venire con lui. Ma perché? Che cosa ha fatto? Noi dobbiamo eseguire solo degli ordini. Ci sarà un viaggio. Una volta arrivati a destinazione, tuo padre parlerà col giudice. E poi lì si chiariranno. Ragazzi, mi dispiace che sia capitato proprio a voi. Io invece sono contento, dottore. E Gresti, ti voglio calmo come tutti gli altri. Io sono come sono. Sì, lo so. Magari ragiono più con le palle che con la testa. Ma su di me puoi sempre contare. E poi t'ho visto stamattina come sparare. Pure tu te ne palle. Ma pure io ti agno, capisci? Le palle. Le palle non servono per scaricare addosso questo a un cristiano. E mia madre, mio fratello, perché non sono qua?
Loro stanno lontani da qui, stanno al sicuro. Al sicuro, lontani. Al sicuro da chi? Il nostro compito è quello di proteggere te e tuo padre. Pensi che non abbia capito? Tu non me la stai dicendo la verità. Perché non me l'ha detta lui queste cose? Chiara. Da che cosa stiamo scappando? E questi qui che dicono che vogliono proteggermi, ma proteggermi da chi? Dobbiamo andare. Cosa c'è? Si fermi. Perché? Fermatevi, ho detto! No, se non mi dice il motivo. Si fermi, per favore. Accosta. Non ho detto niente, fermate. Fate venire qui mia figlia. Per quale motivo? Ci devo parlare. Che cosa le vuole dire? Non la riguarda. Non c'è niente di lei che non mi riguarda, è la fonte. Ho il diritto di spiegarle come sono andate le cose. Mi dispiace, abbiamo già troppi problemi. Ma che me ne fotte dei vostri problemi? Fate venire qui mia figlia, subito! Falco, qui Ulisse. Ascolto, Ulisse. Andate avanti piano, vi raggiungiamo dopo. D'accordo. Adesso capisci? Mo' che succede? Che ne so. Allora, dove ha pensato di portare mia figlia? Lei non può proseguire con noi, deve stare al sicuro. Non esiste un posto sicuro. Questi agenti sono dei dilettanti, l'ha capito anche lei. Dilettanti a chi? Di Venanzio, dobbiamo stare a sentire le minchiate di questo qua ancora per molto. Sono pronto a rimetterci la vita per lei e per sua figlia. Non le basta questo? No, non mi basta! Bastardo! I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua, pezzo di merda! Ragazzi, basta! Lei lo sa come fa un pesce spada quando viene catturato nelle tonnare. Si dibatte per strage dei tonni che attorno prima di arrendersi a morire. Fra i suoi superiori c'è un pesce spada che è stato avvicinato da Scalia dalla sua famiglia. Io sono la rete che lo sta portando a galla. E voi? E noi chi siamo? I tonni? Sì, i tonni che gli stanno attorno. Io non voglio che mia figlia venga infilzata anche lei. Nessuno di noi lo vuole. La rete, i tonni, ma di chi minchia stiamo parlando? Di Venanzio, ma chi comanda qua? Si è sfogato adesso. Lei è stato tradito. L'hanno mandato apposta con questi giovani pesciolini, solo. Si vede che era sacrificabile. Non ammazza questo bastardo, ma che te crede di essere? Tanto detto! Se non accettate le mie condizioni di portare mia figlia al sicuro, io a Milano sto zitta, non parlo, non dico niente. Non dirò una parola! Ulisse, qui Falco.
Dimmi. C'è un posto di blocco a più o meno 300 metri. Finanzieri. 3 in divisa. Non vogliono fermarvi. Tira dritto. Ho capito bene. L'ha capito benissimo. Devi forzarlo. Mi raccomando, state attenti. Richiamatemi subito dopo. Ricevuto. Ma che voleva dire? Che forse sono veri e forse no. Dai, abbassa il finanziere e carica la pistola. Ma che sei matto? Ma che spara ai finanzieri? Se non sono finanziari, non sparano loro a noi, D'Arciso, dai. Ma io non mi ho sparato a nessuno, Remo, mi pare brutto, comincia a chiedere i canarini. Stai calmo, ancora non è alzata la paletta, stai calmo. È un'arza qua, paletta, un'arza. Stai calmo, prendi un bel respiro e stai calmo. Un'arza. Sai che è smartita. Ulisse è qui, Falco. Dimmi. È andata. Bene, noi facciamo una deviazione e vi raggiungiamo. Ricevuto. Dov'è la macchina con mio padre? Stai tranquilla, signorina, torni a dormire. Non ho più sonno. Ma voi due sempre in coppia state? Come nei telefilm americani. Ma con chi? Con lui? Ma con noi? Siamo cresciuti insieme, signorina. Abbiamo frequentato lo stesso bar, la stessa zona. Che fa, rinneghi, mo? Mi dia retta, signorina. È lui che mi veniva sempre appresso. Mi seguiva dappertutto, non mi potevo né vendere né impegnare. Fammi vedere la pistola, che calibro è, portami a sparare. Portami tua sorella, fammi vedere tua sorella. Ste cose mi le dice la signorina, ma com'è? Mi pare che niente resta, signorina. Si era innamorato. Ma chi? Cioè, mancavo tanto così che mi diventava cognato, pensi un po'. Dio, perché non mi ha ammazzato prima, signorina? Signorina, signorina, io mi chiamo Chiara. Perfetto, si chiama Chiara. E te porta rispetto, D'Arciso. Ricordati che sei regola, eh? Infatti ancora ti sei imparato quando devi parlare e quando devi stare zitto. E io pederebbe per la seconda. E così a forza di seguirlo, signorina, mi sono ritrovato fino a Palermo. E gli ho dato pure le ripetizioni, hai capito, Chiara? Perché mi fanno pure studiare in polizia. E mi devo diplomare se voglio passare di grado. Voglio diventare ufficiale, così fa scatta a tutti i suoi attenti. Lo faccio per la mia famiglia, te lo sai bene. Sei sposato? Sì. E quanti figli hai? 2. Sono piccolini, ma ci hanno la bocca come sto volante. Sono da bocca buona, come papà. Per quello che prendo a fine mese ci arrivo con l'aiuto dei genitori di mia moglie. I suoceri, i genitori di mia moglie, come sei contorto? Ci arriva, signorina, perché i suoceri gli passano i soldi. Non c'è niente di male. Almeno voi siete una famiglia onesta. Esco un attimo, state attenti. Buongiorno compà, come andiamo? Andiamo buono? Insomma. E la olive? La olive, a quando ha reso è poca. Veramente? E come mai? Guarda, è zin, è peccerino. È vero, è peccerino. L'arancio qua dove erano? Di Portogallo. Portogallo. In Portogallo li abbiamo buoni. Fatta una buona raccolta.
Ma dove è il cane? Non vedo niente. È lontano, un paio di chilometri. Calmo, lo ammazzo! Esci con me tu, avanti, svelta. Svelta! Esci fuori, avanti! Avanti, pezzo di merda! Che questo è il momento che aspettavo, spara! Butta quella pistola! Butta quella pistola, scemonito! Puttana! Vedremo se tieni i palli, ragioniere, spara! Che cazzo fai, grazie? La fonte, butti quell'arma. Statemi bene a sentire tutti quanti. Io, Giulio Arcangelo Leo Fonte, da oggi non appartengo più alla famiglia Scalia. Maledico lui e suo figlio Tano. Ci sputo su tutta la sua famiglia. Stotti fermo o l'ammazzo. Voglio la morte di Scalia. Nessuno si deve salvare. E i figli dei loro figli fatti a pezzi e i resti gettati ai cani. Io giuro che salverò solo chi non ha colpito la mia carne. E non toccherà il sangue del mio sangue! Lo giuro davanti a Dio e all'anima di mia moglie e mio figlio! Pronto! Pronto! Chi era? Chi era? T5301, parlate dopo il segnale. Quanto sangue ancora? Lascialo andare. In mira. In macchina, forza, in macchina! In macchina tutti, per Dio! Pronto. Dove ti trovi? Confine Puglia. Problemi? No. Statale 25 per Bari. Entro a Costa Merlata, 14 chilometri da Ostuni. Albergo ristorante Masseria Santa Lucia. C'è un tavolo prenotato a nome Santini. Chi manda? Zangardi è un suo collega. Non li conosci, ma sono fidati. Zangardi mi ha fatto da caposcorta quando ero alla procura di Bari. Gli altri agenti li farai tornare a Palermo mentre tu proseguirai il viaggio. Con Zangardi, il suo collega Leo Fonte e la figlia. Scusate il trambusto, ma c'è un matrimonio. Antipasto misto per tutti? Faccia lei, grazie. Perché non parli? Non mi devi dire niente. Comportati bene, non far arrabbiare la mamma, stai attenta a Nicola, studia. Perché potrò studiare nel bunker dove mi rinchiuderete, no? Bevo la troppo con la fantasia, signorina. Fantasia? Vedemi che fine fanno le famiglie dei pentiti. Nessuno ne parla mai. Perché lui è un pentito, vero? E allora io che fine farò? Chiara, sei sconvolta, io ti capisco, ma non è come pensi tu. Ah no, è tutti quei viaggi. Quelle persone che entravano e uscivano dal tuo ufficio con l'aria da padroni, regali. La paura negli occhi di mamma ogni volta che squillava il telefono. E con gli antipasti? Io non ci volevo credere. Mio padre è un mafioso. Proprio tu, che ti commuovi se vedi un cane abbandonato per la strada.
Chiara, stammi bene a sentire. Io non ho mai ucciso nessuno. Le accuse contro di me sono ancora tutte da provare. Tu mi hai fatto tanti bei discorsi sulla rispettabilità, la famiglia, l'onore. Ho frequentato i ragazzi che tu hai scelto per me. Le famiglie più importanti, quelle ricche, degne, la bella Sicilia. Ma puoi sapere il risultato? Lo sai come mi chiamano? Chiarella Rosella, chidda che si dà per una caramella. Quella che si può prendere, girare, passare. Loro lo sapevano di che pasta siamo fatti noi due. Un temuto mafioso tu e una rispettabile buttanella io. Buttanella! Buttanella! Grazie. Chiara? Credevo che potevo continuare il viaggio. Mi dispiace, Legresti. Mi dispiace veramente. Che c'è? Il telefono. L'ho lasciato a macchina. Ci penso io. Ci penso io. No, 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 no. Proietti, ci penso io. Sei contento, Leo Fonte? I Toni lasciano il posto ai professionisti. Sei nata morto? Fai vedere. No, aspetta, adesso mettiamo un po' di cifre. Passo tutto. Allora non porti solo la pistola. No, io quando non sono in servizio porto anche il minigonna. Quello più grosso lo conosco. Si chiama Sant'Elia. Pensa che qui lo cerca a noi. Matteotti, tu sei di Venazio, io sono te, chiaro? Chiaro. Di Venanzio. Sono io, sei Zangardi. Posso. Pronto? Pronto, sei di Venanzio? No, sono Legresti. Sei della squadra? Sì, e lei chi è? Zangardi, abbiamo subito un attentato mentre venivamo da voi. Dovete andarvene, ho parlato col giudice Laurenti, niente più chiamate. A Milano ci dovete arrivare da soli. Ho saputo della tragedia. Mi dispiace. È sua figlia? È con la collega, adesso tornano. Il collega ci aspetta fuori. Appena tornano, dobbiamo andare. Con calma, mangiamo prima. Ma non c'è tempo da perdere.
Tranquillo, Zangardi, che fretta c'è? Cose che ho detto a mio padre? Non sono vero. Io non ci sono mai stata con un ragazzo. Lo so. Però è vero quello che pensano di me. È vero quello che dicono alle mie spalle. E adesso tutti ne avranno la conferma. Senti, a te quello che dicono gli altri non ti deve interessare. Sei giovane, devi solo far passare un po' di tempo. Già. E forse un giorno diventerò un poliziotto anch'io. Perché no? Terence, siamo stati traditi, seguimi. Rimani qua. Sei mancino? No. Ambidestro.
no, è completo, guardi più avanti per cortesia. Ma il cambio? Disco sta sigaretta. Ti è fumato. E fumiamo. Va buono, eh? Un po' forte, va buono. Te ne dico, no? Che fanno dentro? Niente. Ma nemmeno se dorme. Chi può dormire con sta storia? C'ha paura. E chi ha conosciuto la paura? Io mi sto solo a cagare sotto. Mica devi vergognarsi. È normale. Tutti abbiamo paura. Pure io una volta. Prima. Sì, però a me mi via troppo brutto, Remo. Mi sudano le mani, mi tremano le gambe, divento rigido come un blocco di ghiaccio. Non è normale. È normale, Tarcisio, è normalissimo. Poi piano piano te passa, ma adesso è normale. Remo, te la posso fare una domanda? Comincia anche le questioni che non mi pare il momento. No, 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 una cosa seria. Dai. Ma quando si spara uno, che si sente? Il botto. Poi si copi pure lo strillo. Ma che fai, ridi? E rido sì, Tarci, ma che se devi sentire? Ma ti dico che se sente, che se prova una cosa seria, ride. Ma che se devi provare? Io lo so perché mi fai questo discorso. Sì. Perché? È perché te vedi i film americani, Callaghan, Miami Vice, adrenalina pura. Ma che se di tutte stronzate. Sì. Ricordate che la paura te serve. La paura te fa ragionare, non te fa sbagliare. E poi io dico, sta tranquillo, rilassati, godete di sto viaggio, che ci sono problemi. Sì, sto tranquillo. Devo stare tranquillo, sto tranquillo. Stai tranquillo. Speriamo solo di arrivarci a Milano, niente devo dire. Ma che sei scemo, sei? Sei scemo, sei. Ti piace la visellita, eh? Ma che stai a dire? Ma che sto diventando visto come te la guardi? Ma guarda che te sbagli, eh. Te sbagli proprio di grosso. Cerco solo di essere gentile e comprensivo. Con un padre come quello mi fa pena, coraggio. Ma che te vergogni di me? Voglio di sate pischelli, fra pischelli, capite, è normale, che problema c'è? Vabbè, mi vado a pian caffè, mi raccomando. Vai, va. Tanto tocca a me, mo. Al pischello. Posso uscire? È proprio. Grampio le gambe, solo pochi minuti. Va bene. Non si allontani dal corridoio. Ciao. Ciao. Permesso. Tieni paura. Scalia può pagare tanti killer da riempire tutte le ferrovie dello Stato. E chi è il Papa? Soldi che può comprarsi tutto e a tutti. In che senso? Le misura tutto col denaro, vero, la fonte? E con che altro dovrei? I piccioli, i soldi. Ecco il motore di tutto, ragazzo mio. E lei pensa che esista una cifra capace di renderle quello che le hanno tolto? Senti, Tarcisio. Sì.
Ma che c'è? Ma che vuoi fare? Ma perché? Ma che c'è di male? Ma che vuoi fare? Vuoi giocare? Ma non ti piaccio neanche un po'. Ma non è quello, che c'entra? Allora c'è la ragazza. No, no. Dici una cosa seria, una cosa fissa. No, non ce l'ho la ragazza. E allora? E allora? E allora? È la situazione che è sbagliata. Io qua sto a lavorare, oh. Poi stiamo su un treno. E poi c'è tuo padre. Mio padre. No, no, Chiara, no. No, tuo padre, tuo padre. Tuo padre in quanto padre tuo, eh? Ho capito. No, Chiara. 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 All'alba a Palermo, che ha visto vittime della mafia la moglie di Leofonte, Franca, il figlio Nicola di 4 anni e due agenti della scorta. Grande risonanza e cordoglio in tutta la penisola per l'impressionante eccidio di questa notte che ormai tutti hanno soprannominato la notte di Sant'Agostino. 13 pentiti di mafia massacrati in tutta Italia. Che maniere di merda. È scappata, è scappata, io corro dietro. Paola! Mia figlia ha capito tutto. Sei sempre in mezzo a noi, le fonte. Ammazza quanto vuole, Chiara! Sono un uomo. Venite. Dicevo che non ha mai ucciso nessuno! E mi sono fatto morire mia madre e mio fratello! E voi l'avete visto tutti, lo sapevate tutti! Perché? E tu? Pure tu? Pure tu? Sarò oh, ma stavo a sapere che vuoi dire a me, oh! Ma che te pensi che mi fa piacere di schiavità per tuo padre e per quelli come lui? Due dei nostri sono morti, guarda che c'aveva tre figli! Ma sai che le danno la moglie, mo? Una bella medaglia e due di pensione! E Maria Pia? Ma porca puttana zozza, ma che colpa mia! È colpa tua se stavi della merda! Io manco ci devo stare qua, io devo giocare a calcetto devo giocare. Però una cosa te la giuro, Chiara,
Tu a Milano ci arrivi e non ti succede niente. Te lo giuro, via, niente. Assassino. Mi spieghi perché fra tutti per affittare le macchine si è dovuto usare proprio la mia carta di credito? Perché c'è il cognome più comune e dai meno nell'occhio. Però loro quella a noi questa, te pare giusto? Te pare giusto, loro sono quattro e noi siamo un tre. Sai quanto costa quella? Quanto costa? Tre volte la nostra. E allora? Quanto c'ho sul conto? Quanto c'è? Un milione c'ho, una gamba c'ho. Beato te, io manco qui. Senza contare che quella beve come mia nonna Elvira, beve. Oh, sai perché mi sono sposato tua sorella io? No, perché? Perché rompeva i coglioni come te. Sì, sì. Narcisio? Sì. Scusami. E te che? E poi ti volevo dire che non è vero che c'hai la faccia da poliziotto. Ragazzi, mi sentite? Sì. Dobbiamo fermarci a fare benzina. Ho ricevuto. Dica pure. Il pieno, grazie. Torno subito, eh. Dottore, mi scusi, dottore. Proietti, non sono dottore. Chiamami come ti pare, chiamami Nino. Io volevo sapere cosa prevede il regolamento su di una certa cosa. Sì. Che avevo pensato fosse giusto chiedere a lei in quanto capo di questa operazione. Sì. È così. In un futuro remoto avevo pensato, magari meglio il presente. Invece che anziché io. Proietti, devo andare al bagno. Stringi. Dottore, posso dare il mio numero privato alla signorina Chiara Leofonte? Cioè, lei mi può telefonare? Ietti, dovresti saperlo che non bisogna avere nessun contatto con gli scortati. Ietti, sugli attenti. Non si potrebbe fare, ma ti prometto che appena arriviamo a Milano risolviamo la questione, va bene? Giusto. Grazie, dottore. Di Venazio. Ragazzi, ma mi hai mandato al bagno? Sì, certo. La vuoi una Coca-Cola? Pagata? Sì, grazie. Prego. Lei ha detto niente telefonata a casa, no? Sì. Mi sembra anche giusto. Però, siccome mia moglie è da sola e sono due giorni che non la sento, se potessi farle una telefonata sarei contento. Matteotti? Non deve durare più di due minuti. Va benissimo. E nessun riferimento a dove ci troviamo, eh? Perfetto, grazie, dottore. Nino. Nino. Terenzi, guardi un attimo Chiara, per cortesia. Grazie. Quante? 100.000. Mi fa una ricevuta, per favore? Pinù, come stai? Come che sono io tuo marito? Oh. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Buongiorno. Pino, non fa domande, lo sai. Pina, sto in servizio, non ti posso rispondere. Non fa. Pina, ma che piangi? Pina, ma che te piangi, Pi? Non sei così.
tutto tranquillo. Oh, Marco. Fina, non ti posso rispondere, non piange, come sta? Amore, come stanno i bambini? Amore, come stanno i bambini? Apina, Pi! Adesso ci sei sparata, visto? Non mi tocca! Non mi toccate! Non mi dovete toccare, capito? Chiara! Mi dispiace, Chiara! Mi dispiace! Faremo! C'avevi ragione! Si sente il botto! Ad acceso! Fonte, il pentito che ha fatto il suo nome si chiamava Marina. L'hanno trovato ieri, morto. Ora deve decidere se collaborare o no con la giustizia. Lascio qualche minuto di tempo per riflettere, ma voglio una risposta sincera. Terenzi. Io a quel processo parlo e dico tutto quello che so. Tu sarai capace di... Sarai capace. Io...
Io ho sbagliato tutto. Ma non puoi essere tu il prezzo che devo pagare. Papà. Non puoi essere tu. Papà. Il prezzo. Purtroppo oggi siamo bloccati qua in mezzo al traffico. Oggi è Milano, l'ultimo giorno di carnevale. Ragazzi, dobbiamo scendere. Non possiamo rimanere qua. Forza, scendiamo, dai. Veloci. Ma chi sono? Forza, tu, muoviamoci. Ti arriveremo. E muovete, dai. Il giubbotto di armi. Autista, aprici la porta, svento. Terenzi, prendi sto mio. Divenazzo, il tuo giubbotto. Venga, la foto! Digressi, dai, che cazzo fate! Venga, la foto! Guardate, siete gruppo d'agenti in borghese, non è di distintivo. Piano d'emergenza, fate deviare il traffico dal centro. Ripeto, deviare il traffico dal centro. Stanno nella galleria. Ricevuto, ci spostiamo.
Messa, basta! La domanda! Uomo senza onore! Consuma famiglia! Quanto? Sei un infame da spia! Morirai come la tua famiglia! Lontano! Lontano! Permessi, signore Opompa, ci dica! Cosa vuoi sapere? Che puttana! No! In piedi, la corte. Seduti. Grazie.